Music Generation. Music Generation. Music Generation. Buonasera a tutti, bentornati qui su Music Generation. Siamo qui con voi con un'altra bellissima e nuovissima puntata. Oggi mi trovo qui nella sala. Non abbiamo ospiti in presenza nella nostra trasmissione, ma vi presenteremo comunque tantissimi nuovi artisti. Ma prima di cominciare ricordiamo le nostre pagine social affinché voi possiate seguirci sempre. Pagina Instagram Music Generation Rete 8, pagina Facebook Music Generation Rete 8 e ricordatevi anche la playlist Spotify che viene aggiornata ogni settimana puntualmente con tutti i brani degli artisti che vengono presentati qui da noi in trasmissione e gli ospiti che vengono qua a farci compagnia. Io vi ricordo anche di seguirci sempre sul canale 86 e su Facebook in diretta sul Titolo TV. Oggi abbiamo una puntata con artisti veramente bravissimi che sicuramente avrete già sentito, ma vi voglio dire che Marcello si trova in una sala prove perché sta provando, insomma, per il suo prossimo concerto che sarà sabato prossimo con Cuore di Vinile. Passo la linea a Marcello Romeo. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti, ciao Clary, ciao Donato. Allora niente, partiamo con questa puntata strepitosa ancora una volta di Music Generation. Io mi trovo in una sala prove con i ragazzi perché sabato 18 ricominciamo con Cuore di Vinile al Teatro del Navile, quindi non potrò essere presente questo venerdì lì con voi, però vi seguo direttamente da qua. Allora, dovremo partire subito con Stefano Bertozzi, un cantautore italiano all'estero, che canta in inglese. Questo brano vuole incentivare le persone, i ragazzi, le ragazze, a coltivare i propri sogni, a prefiggersi obiettivi ambiziosi, sfidanti, di credere nella loro capacità. Dobbiamo rispondere quindi alla nostra vita solo con la formazione, il sacrificio, che ci possono portare lontani e possiamo conseguire i risultati che tutti noi desideriamo. Seguiamo il consiglio di Stefano Bertozzi e do la linea un'altra volta a Clary B che presenterà questo video, che da qua non posso farlo. A dopo. Ecco, vi presentiamo il nostro primissimo artista di oggi, che appunto, come ha detto Marcello, si chiama Stefano Bertozzi, ed ecco a voi il nostro grande artista con Rise and Shine. Success. Wanted to be good.
Complimenti Stefano, fai sempre dei bellissimi video, delle immagini veramente molto molto belle e ti faccio i complimenti. Mi raccomando, continua così e non mollare mai. Volevo approfittare per dirvi una cosa. Sapete che ho fatto l'ultimo brano in inglese che si chiama Never Alone But With You e questo brano ha segnato proprio il passaggio da Clary B a Sara Carione. Infatti adesso, se andate a vedere sui social, ho cambiato anche il mio nome Instagram e mi chiamo Sara_Carione, quindi anche per chi volesse seguirmi può tranquillamente andarmi a cercare con questo nome. Adesso vi presentiamo il nostro secondo artista che è qui con noi oggi e passo la linea a Marcello Romeo. Ciao ragazzi, ecco, siamo di nuovo collegati qui dalla sala, non so se mi vedete. Sei tutto regolare. Dunque, tornando a Stefano Bertozzi, volevo dire che lui è un cantautore italiano, ma che abita all'estero, registra in Inghilterra, a Londra, nel London Mixing Studio, e pubblica in Italia con la PMS. Bene, ringraziamo Stefano Colli di questo contributo e da uno Stefano Bertozzi, scusate, e da uno Stefano Bertozzi andiamo a uno Stefano Colli. Stefano Colli con Indispensabile è un compositore, è un artista a tutto tondo, perché lui fa parte anche lui adesso della scuderia PMS, che è una produzione esecutiva con Raffaele Montanari. Ma andiamo a parlare di Indispensabile, dove il maestro, diciamo il compositore, è Giancarlo De Maria, grandissimo pianista, pianoforte e tastiere che ho la fortuna di conoscere, e ha aiutato e ha collaborato tantissimo con Stefano per realizzare questo brano. Ma andiamo da Clary B, alias Sara Carione, che ci presenta meglio, ci dice qualcosa di più. A voi la linea. Benissimo, Marcello vi ha parlato di Stefano Colli, che, guardate, io vi devo confessare una cosa, è uno tra i miei artisti preferiti perché ha una voce veramente fantastica e poi fa dei brani bellissimi. Poi dopo questo video vi dirò qualcosa di più su Stefano Colli. Vi voglio presentare adesso il suo nuovissimo brano. Vedrete anche un bellissimo video con Fitto e Gio di Tonno ed ecco a voi Stefano Colli con Indispensabile. La notte bianca nelle strade nascondeva il metrò e io lasciavo questa città. Non ho pensato, lacrimavo dalla pelle il tuo profumo, ero già in un'altra realtà. E le labbra sussurravano parole senza senso ed il senso era avere te. Mentre un battito sudava, rimbalzava dentro al petto, a Berlino fuori si gelava. Così è stato questo amore. Siamo un evento naturale e tutto ciò si può provare. Come il respiro salva il cuore, tu sei per me fondamentale. Il sole che si beve il mare, il mondo ai piedi delle stelle, il nostro accordo è naturale, tu sei per me fondamentale. Sempre sarai invincibile per me, indispensabile. Ti ho ideato, poi distrutto tutti i giorni, anche ora con la stessa intensità. Le tue mani hanno un colore che si sposa con il bacio e dà sapore di serenità.
E adesso prego nel futuro per tenerti sempre accanto. Non è un sogno, ma è realtà. È tutto chiaro come un vento che nessuno può vedere mai addosso. Così è nato questo amore. Siamo un evento naturale e tutto ciò si può provare. Come il respiro salva il cuore, tu sei per me fondamentale. Il bene che cancella il male, un senso in ogni direzione, un nuovo modo di sognare, dove ci credi ed è normale. Sempre sarai invincibile per me. Stefano, che dire, cioè, io come ben sai sono una tua grandissima fan e anche questo brano è veramente un capolavoro. D'altronde ti devo confessare questa cosa, io ti seguo molto anche sui social perché, come ben sai, magari se ci stai seguendo in questo momento, io oltre a condurre qui su Music Generation, diciamo, intraprendo anche questa carriera da modella e fotomodella e ho visto che recentemente hai collaborato con una fotografa, insomma, della zona di Imola, se mi ricordo bene, che è molto molto brava, che ti ha fatto delle foto davvero bellissime e infatti volevo approfittarne per ricordare la tua pagina social che si chiama Stefano-Colli e se voi andate a vedere l'ultimo post di Stefano, che è davvero bellissimo, vedete le foto di questa bravissima fotografa e anche una piccola intervista che dice: è arrivato in radio, indispensabile. Testo scritto da Carlo Montanari e musica composta da Giancarlo Di Maria. Terzo estratto da Aquiloni, che ve lo ricorderete benissimo, album di esordio di Stefano Colli. Ne abbiamo parlato con lui. Se volete leggere questa bellissima intervista la trovate sul suo profilo ufficiale. Ma noi proseguiamo con il terzo artista, che è Marcello Romeo, con Melissa Lagia, che ci parla del loro nuovissimo videoclip. Mi avete chiamato? Mi avete chiamato in diretta? Allora ragazzi, adesso è il momento di parlare di Ghibli, se non sbaglio. Innanzitutto saluto il mio quartetto, che sono alle prove, ma in questo momento sono in altre stanze che ci stanno seguendo, vale a dire Gianluca Naldi, Marco Belluzzo, la Chiara Vincoletto. Siamo tutti pronti per questa serata inaugurale, il 18 dicembre a Teatro del Naviglio. Per quanto riguarda Ghibli, ne abbiamo già parlato abbastanza, è un video dell'omonimo brano, è dedicato alla Libia, a tutti gli italo-libici che vi sono nati e ricordano quella spettacolare regione del Nord Africa, come me. E la produzione e il mastering sono di PMS e di Raffaele Montanari. Gli attori sono Gurab Ibrahim, Astrid Toh, che sono due attori e ballerini. Nel film c'è anche il featuring di Melissa Lagia, che salutiamo, e comincia tutto con un mercato arabo. Il video è di Mino Barbieri. A voi il video, a voi la linea, a voi Clary B. La scorsa puntata abbiamo visto già questo bellissimo video di Marcello Romeo e di Melissa, ma a noi piace così tanto che lo vogliamo rivedere anche oggi, lo vogliamo vedere sempre, perché è davvero bellissimo e un capolavoro. Ed ecco a voi Marcello Romeo e Melissa Lagia con Ghibli. Thank you.
nel silenzio del deserto è un viaggio da iniziare, è un libro sempre aperto nelle tue vene del deserto, è un viaggio là sospeso, è il 25 giugno, la mia lunga strana estate, un cuore illimitato, è la storia di una vita, una lunga ricca estate, in quel tempo lasciato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Nel caldo vento addosso, la sabbia nelle scarpe, quel vento rovesciato. Il sole contro il viso, il magico sorriso, sciucane così sia. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Sulle spalle e il sale sulla pelle, la mia città insabbiata, e i ghibri fra i capelli e il sole sulla pelle, leggerezza che c'è stata, e il caldo vento addosso, la sabbia nelle scarpe, in quel tempo rovesciato, e il sole contro il viso, il magico sorriso, sucra così sia. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Ma sì che tu lo sai, che non c'è meglio al mondo di quello che c'è stato. Marcello, come sempre, ci sorprendi sempre con i tuoi bellissimi video. Poi, d'altronde, sai perché mi è piaciuto? Perché racconta proprio una storia. E devo ammettere che a me i videoclip dove c'è sempre uno storytelling dietro mi piacciono veramente, veramente tanto. E voglio fare i complimenti anche all'interpretazione di Melissa, che è stata veramente brava, sorridente, allegra e secondo me ha reso al meglio questa storia e l'ha raccontata proprio come tu desideravi per questo bellissimo pezzo. Faccio i complimenti anche a Milo Barbieri, che d'altronde lo potete trovare su tutti i social anche lui, perché fa tantissimi video per la PMS Studio che sono tutti dei gran capolavori. Adesso vi volevo far vedere un bellissimo spot di Cuore di Vinile. Voi sapete da chi è formato Cuore di Vinile? Belluzzo, Bincoletto, Naldi e Marcello Romeo. Volevo dirtelo stasera, che lentamente il mare si avvicina a te, Bibo. B
Bellissimo questo spot e sicuramente avrete già sentito parlare di Cuore di Vinile tantissime volte, anche perché Marcello in trasmissione ha parlato tante volte dei loro progetti, di tutto quello che fanno. Fanno sempre delle iniziative bellissime e sono un gruppo veramente molto molto unito. Volevo passare la parola a Marcello che ci diceva qualcosina di più su questo bellissimo spot. Bene, grazie, prendo linea volentieri. E allora, cosa c'è da dire? Che Cuore di Vinile riprende per, non so se questo è l'ottavo o il nono anno, perché è cominciato nel 2000, tutto fra il 2013 e il 2014, quindi sono state più di 100-120 puntate. All'inizio si chiamava Le Canzoni Sussurrate, poi si è chiamato Noti del Cuore, poi definitivamente Cuore di Vinile, e il quartetto, diciamo, è solido, è formato appunto dalle persone che tu hai appena indicato. Avremo un ospite, Paolo Rago, che è di Opitergium, praticamente di Treviso, questo cantautore veneto, che verrà accompagnato da un chitarrista, anche lui è un grande chitarrista. Quindi sarà da divertirsi. Sul sito di Teatro Navile è già possibile prenotarsi, prendere già il biglietto e prenotarsi. Vi consiglio di farlo perché, visto le normative anti-Covid, i posti non sono tanti. Teatro del Navile, via Marescalchi, e angolo via D'Azeglio, proprio in centro, sotto casa di Lucio, a 20 metri da Piazza Maggiore. Benissimo, ritorno con la linea da Clary B. Ebbene sì, complimenti ancora Marcello per questo bellissimo spot e per il tuo format Cuore di Vinile. Io volevo innanzitutto comunque ringraziare, siccome insomma presentiamo sempre molti artisti, tante iniziative, comunque la PMS Studio di Raffaele Montanari, la Playton Records e BMRG, che hanno tantissimi artisti, tutti diversi fra di loro, ognuno con il proprio progetto. Abbiamo visto anche la scorsa puntata i fratelli Margherita, avete visto che originalità, che pezzi proprio belli tosti e belli che ci fanno proprio ballare, ci rendono veramente allegri in questo clima che ormai sta arrivando proprio l'inverno pesante pesante, ci avviciniamo al Natale. Volevo passare la linea a Marcello Romeo che parla del mio bellissimo video. Contare, alias Aria Caroglione. Questo è il videoclip ufficiale del singolo Never Alone But With You. E il video è stato realizzato da Milo Barbieri ed è in questo momento su tutte le piattaforme e sta raccogliendo moltissimi, moltissimi consensi. E naturalmente qui Clary, come aveva detto prima, canta in inglese. Quindi io adesso, siccome non sono in grado di lanciare il video da qui, ripasso la palla a Clary, che potrà far lanciare a Donato il video in diretta, salutando il quartetto di Cuore di Vinile che hanno scritto Sucra e così sia, in realtà è Sucran e così sia la canzone di Ghibli. Va bene, a voi la Clary. Grazie Marcello per aver presentato il mio video che sicuramente avete già visto anche nelle scorse puntate. È il mio ultimo progetto in inglese perché d'ora in poi canterò in italiano e sto già preparando un nuovissimo brano che a breve vi dirò qualcosina. Ed ecco a voi il mio video Never Alone But With You. You are the best of me. You are the part of me. You are my sun.
diciamo che qua avete visto la versione di Clary, diciamo, barra Sara, preferita di Marcello, quando ancora ero biondissima con, insomma, questi capelli lunghissimi. Diciamo che adesso ho cambiato un po' stile, però sono sempre io. Avete appena ascoltato il mio ultimo brano in inglese, come vi dicevo prima. E volevo precisare una cosa inerente a questo video. Innanzitutto ringrazio Milo Barbieri per il lavorone che ha fatto, perché comunque io mi sono affidata, diciamo, completamente a lui, essendo il mio primo progetto con queste sonorità, perché prima, non so se vi ricordavate, la Clary B che era più dance. E quindi voglio fare complimenti a Milo per questo bellissimo progetto. E volevo anche dire che tutti gli abiti, insomma, il trucco sono stati gestiti automaticamente da me, ed è stato un piacere per me prepararmi per questa mia canzone in inglese. Benissimo, ma noi procediamo con una grandissima artista di cui ci parlerà Marcello. Ah, bene, riprendo la linea di nuovo dal nostro posto. Allora, praticamente parliamo di Jenny Gandolfi, questa cantautrice mantovana in attività dal 2008. Ha pubblicato già due album, Crescere e Come l'acqua. Ha avuto numerosi riconoscimenti, primo posto alla Radio Festival di Misano, premio della critica al concorso Dalfini di Mantova e sempre sul giornale di Mantova, tante iniziative a favore di beneficenza, eccetera. Per noi oggi invece qui una live session che ha fatto in PMS. Jenny è stata ospite più volte nelle nostre rassegne, sia a Cura di Vinile che a Bologna Città per Cantare, che al Teatro di Dozza. È stata ospite anche nella nostra TV. Oggi la vedremo invece in una live session dove il pianista che l'accompagna è proprio Raffaele Montanari. La canzone si intitola La vita restituisce e io torno a fare le prove intanto che la Clary vi presenta il video. A fra poco. Eccomi qui. Allora, innanzitutto volevo ricordare sempre cosa sono queste live session, che sono sessioni rigorosamente registrate negli studi della PMS, con l'attrezzatura chiaramente della PMS, e gli artisti cantano senza alcuna post-produzione. Quindi li sentite proprio nella loro essenza, proprio così come sono, come se stesse ascoltando un vero e proprio live. E oggi abbiamo proprio qui una live session di Jenny Gandolfi che si intitola La vita restituisce. Regia. Bada bene a quel che fai, ogni cosa che dirai, per ogni lacrima che cade sarai tu a fare male. La vita restituisce, poi andrai sognando una vita diversa e penserai a quella frase ormai detta. Ma indietro non si torna, siamo tutti uguali, sai, anime sole noi. Per ogni volta che hai aiutato sarai tu a rinascere, la vita restituisce e vedrai le cose con occhi diversi, un uomo sempre ciò che sei, se sbaglierai una volta non aver paura di cadere, anche se ti farà male, ad ogni caduta più grande è la forza per affrontare una vita diversa. Vola, amore mio, sulle ali della tua felicità.
chiacchierate, canzoni, campagna e fiori e le nostre favole. Vola, amore mio, sulle ali della tua felicità, senza calpestare mai un uomo e la sua libertà. E quando un giorno ripenserai queste parole, ricordati di me. A chiacchierate, canzoni, campagna e fiori e le nostre favole. Complimenti Jenny per questo bellissimo brano. Io sono andata in questo momento sulla tua pagina social che si chiama Jenny Gandolfi tutto attaccato e volevo dire qualcosa sul tuo ultimo post dove tu con una tua bellissima foto, insomma, dove stai cantando, sicuramente registrando qualcosa in PMS, dici: è in arrivo il nuovo singolo 1914 Tregua di Natale. Siete sintonizzati, cioè dovete stare sintonizzati. Mi incuriosisce questa cosa, però io sai che ti seguo, sono sempre aggiornata su tutto quello che pubblichi, su tutti gli artisti della PMS Studio, e adesso presentiamo e procediamo con un altro grandissimo artista che si chiama Variabili Costanti, di cui ce ne parlerà Marcello Romeo. Eccomi, mi collego a quello che ha appena detto Clary. Dunque, il video di Jenny Gandolfi parlerà di un evento che è successo realmente nel 1914, una pausa durante la guerra, la famosa pausa di Natale fra due eserciti che si stavano combattendo nelle diverse trincee. A un certo punto nella neve è comparsa una palla e hanno alzato bandiera bianca entrambi, le due forze di soldati, e hanno deciso per quella notte di Natale di fare una partita di calcio insieme, di festeggiare insieme il Natale e di non belligerare per quella notte. E io credo che sia riferito proprio a quello, il nuovo brano e il nuovo video di Jenny Gandolfi. Invece, parlando oggi di quello che vedremo adesso, o fra pochi minuti, le variabili costanti con Giorno Zero. Diciamo qualcosa di queste due giovanissime ragazze, Giulia e Daniela, che diventano un duo loro a giugno del 2020, nel post lockdown, quando ci eravamo illusi di ricominciare di nuovo a vivere normalmente, quando invece dopo pochi mesi ci siamo ricrollati un'altra volta. Allora, sul consiglio della loro insegnante di canto, loro partecipano a Punta alle Stelle, dove io ero in giuria, e arrivano in finale. Partecipano poi anche a Cantario, vincendo il primo premio della critica, e quindi hanno vinto una produzione con la PMS. Pochi mesi fa, noi, io e Clary, abbiamo mandato in onda il video di Giorno Zero, che era questo brano prodotto. Oggi invece ci presentano qualcos'altro, una live session di Giorno Zero. Quindi ci ricolleghiamo adesso con Rete 8, la sede dove verrà mandata in onda da Clary la live session delle variabili costanti Giulia e Daniela. È proprio vero, Marcello, noi abbiamo già parlato in alcune puntate, insomma, precedenti di questo bellissimo gruppo che si chiama Variabili Costanti. A me sono sempre piaciute tantissimo, anche perché, non lo so, mi ispirano simpatia, mi piacciono, insomma. E oggi appunto abbiamo una live session che ho spiegato prima, per chi magari ha perso qualche puntata e non si ricordava esattamente cosa fossero queste sessioni registrate in studio, e andiamo subito ad ascoltarne una che si chiama Giorno Zero. Tira e ritira, prima o poi si spezza, te lo avevo detto. Madre, pazienza, coraggio, partenza, via. La mia strada inizia qua, con nuovi occhi, arrangiarsi in queste scarpe, troppo strette o troppo larghe, ma c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho cercato così tanto. Ho vagato sola e stanca, ma
c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho aspettato e riaspettato che qualcuno mi parlasse. Ho trovato solo vuoto e silenzi inutili. Io che non ero mai abbastanza, abbastanza o troppo poco. Ma ho trovato questa luce in questa luce. Ed ando da sola sulle mie ossa e prego che questa terra mi solleverà. Così forte, non mi sentirò più stanca, neanche quando questa luce nella luce tornerà. E non avrò nessun rimpianto, non esiste il fallimento, tutto quello che ho passato nella luce. Danzo da sola sulle mie ossa e prego che questa terra mi solleverà. Gira e rigira perdendo coscienza, volo in questo cielo che non giudica. Na 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 na. Questa luce così forte, e non mi sentirò più stanca, neanche quando questa luce nella luce tornerà. E non avrò nessun rimpianto, non esiste il fallimento, tutto quello che ho passato nella luce. Danzo da sola sulle mie ossa e prego questa terra mi solleverà. Gira e rigira perdendo coscienza, volo in questo cielo che non giudica. Na 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 na. Complimenti ragazze, ma Giulia, se ci stai guardando, lo sai che il tuo ciuffo di capelli così bianco mi ricorda l'ex colore che avevo prima nei capelli io? Mi hai fatto un po' scendere una lacrimuccia, perché ogni tanto mi viene un po' la nostalgia di questi capelli che avevo, che piacciono tanto a Marcello, lo ricordo sempre. Ma noi procediamo con l'ultimo video della nostra trasmissione di oggi, che insomma, tra poco ci siamo, abbiamo quasi terminato la puntata, ma noi saremo sempre con voi anche durante le altre giornate della settimana, prima che arrivi il venerdì. Vi presenta Marcello Ivano Fizio, un artista che a lui piace tantissimo. Hai detto bene. A me Ivano piace veramente tanto. Allora, si dice che bisogna essere credibili e non probabili. E Ivano è veramente credibile e non è assolutamente probabile, è proprio credibile. Lui ci offre uno stile musicale molto personale, come ho avuto modo di dire, è fresco, molto gradevole. Lui è sempre un protagonista nelle grandi convention, lui duetta con grandissimi artisti, ma la cosa bella è che ha creato questo brano, come altri, ma io particolarmente sono legato a questo brano, perché la prima volta che ho avuto modo di ascoltarlo e di prenderlo in prima visione, ne sono rimasto affascinato,
Quindi noi siamo sempre felici di riproporre Ivano, perché siamo rimasti colpiti, come abbiamo sempre avuto modo di dire, della sua classe, della sua eleganza, la bellezza, la musica. Ivano raggiunge il successo con il brano Amati, che è stata la sigla stacchetto per tantissimo tempo a Passa Parola e fu scelto proprio da Geri Scotti. In seguito poi lui ha scalato anche le classifiche italiane della disco dance con un brano famoso Everyday, era arrivato anche nelle prime posizioni in tutta Italia. Però oggi, come dico sempre, andiamo ad ascoltare questa piccola meraviglia finché il vento soffierà. Quindi passo la parola a Clary e ci gustiamo questo meraviglioso video. Complimenti Ivano, ti aspettiamo al ritorno dalle Maldive. Ebbene sì, come sapete a Marcello piace tantissimo Ivano perché ha uno stile inconfondibile, molto molto allegro, e anche nei momenti tristi lui con la sua musica ci fa sempre un po' ballare, ci mette allegria, ci fa stare bene insomma. Oggi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Finché il vento soffierà, dove abbiamo esclusivamente il video ufficiale. Noi che viaggiamo con lo zaino, noi che parlare senza dire, noi che capiamo che ha più fiato a noi, che è presente, mai passato. In fondo siamo piume, leggeri come l'anima, come pesano i pensieri, e non sa cambiare pagina. Regalami un albero bellissimo, guardi profumati, abbracci delicati, galleggiamo in questa vita come due piume io e te, apri le ali amore mio, finché il vento soffierà, viviamolo. Complimenti Ivano, mi piace sempre tantissimo e voglio ricordare al volo, siccome mancano solo 2 minuti, la tua pagina social iv.music.official, mi raccomando seguitelo perché è bravissimo. Approfitto per salutare anche Gianluca La Rosa perché sotto la nostra diretta saluta alcuni dei nostri artisti presentati oggi in puntata, e ne approfitto per salutarti anch'io. Ciao Gianluca, saluto i miei nonni e saluto tutti, volevo passare la linea a Marcello. Bene ragazzi, ci avviamo alla fine, alla conclusione di questa
di questa trasmissione, che è stata un po' trasmessa un po' così, perché io sono qui per, appunto, per le prove che iniziano stasera di Cuore di Vinile, perché sabato prossimo si comincia la nuova avventura teatrale. Volevo ricordare a tutti i ragazzi che hanno scritto sulla pagina titolo, sulle nostre pagine, non ho potuto rispondere perché qui non c'è molta linea. Lo farò dopo, rivedendo il video della trasmissione, e risponderò a tutti quanti. E volevo salutare il mio quartetto magico, Marco Belluzzo, Naldi, Chiara Bincoletto e chiaramente il nostro Antonio Ricosta, il nostro regista, e il regista Donato Bianco, che si trova lì con voi, naturalmente Clary B, tutti quanti, e darei appuntamento alla prossima settimana. Ricordo sempre che noi abbiamo la nostra playlist di Music Generation su Spotify, e che viene aggiornata ogni sabato mattina, quindi anche questo sabato sarà aggiornato con le ultime novità. L'unica cosa è che non ci potranno essere live session, ma ci saranno i brani originali. Per il resto vi consiglio di seguire la pagina YouTube della PMS con tutti i nostri video, e anche la pagina BMRG per chi volesse acquistare i nostri prodotti fisici, dischi o LP o insomma audio, in maniera fisica e non solo liquida. Abbiamo la possibilità di essere anche con Amazon. Allora, ridò la linea agli studi, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti, grazie Clary, grazie Donato, ritorno alle mie prove. Ciao. Buona serata a tutti, godetevi un bellissimo fine settimana e noi ci vediamo venerdì prossimo con Music Generation. Ciao!